gioco di Carenno nasce negli anni 50 all'incirca, nel dopoguerra. Ha avuto il suo boom grazie anche al turismo che c'era all'epoca, degli anni 80-90 e qualcosa anche negli anni 2000. Dopo sono cambiati i tempi, è cambiato un altro tipo di turismo. Un gruppo di giovani di Carenno ha deciso di investire del proprio tempo sul paese. Questo ha reso possibile un passaggio di testimone a noi nel 2017, un nuovo gruppo di giovani, dove abbiamo deciso di buttarci in questa nuova impresa, di poter far rivivere il paese. Non rivivere perché prima era spento, ma proprio per dargli una scarica giovanile. Abbiamo portato avanti degli eventi che c'erano già all'interno del paese, come ad esempio il Pro Art, che era ad agosto, e dopo la Fiera Agricola, che è un classico, diciamo. Fa parte proprio della... Sì, esatto, Fiera Agricola uguale Carenno. Esatto. E altri eventi, man mano siamo andati avanti, abbiamo ripreso delle vecchie tradizioni, come ad esempio il Ferragosto, una cosa che ha portato la piazza ad essere ancora viva. Quindi vederla piena è proprio soddisfacente la cosa. Sì, perché la piazza è sempre stato il punto di ritrovo, ma ritrovo, cioè quindi noi ci troviamo lì ma poi ce ne andiamo, non siamo in piazza. Non è mai vissuto come... Quindi, cioè, è bella l'atmosfera delle feste quando ci sono c'è tanta gente in piazza. Tante persone hanno apprezzato questo fatto che delle persone, soprattutto dei giovani, si siano impegnate per il paese. A livello anche di numero di tesserati c'è stato anche questo riscontro, se vogliamo vedere anche a livello di numeri. Ok, ci sono le generazioni nuove che, come ha detto prima, vanno a puntare magari su social, non hanno più, diciamo, quella parte fisica, nel senso anche del ritrovarsi. Quindi è bello creare eventi di questo tipo perché tu le persone le puoi vedere faccia a faccia, fisicamente. La Proloco non ha età, nel senso è di giovani, è di adulti, è di pensionati, è di qualsiasi persona. Quello che secondo noi adesso dobbiamo riuscire a trasmettere un attimino di più è appunto questo fatto che la Proloco è di tutti, è aperta a tutti. Cioè le idee non hanno età, come la Proloco, esatto. We want you. Quindi abbiamo bisogno di tutti. Adesso il nostro scopo quindi è quello di far capire che tutti possono entrare in Proloco e fare qualcosa. Quello che vogliamo anche un po' trasmettere noi ragazzi della Proloco è far capire che Carenno, ok, tiene alla tradizione, ma vuole spostarsi anche insieme ai giovani nel futuro.